Ehi, dovresti vedere una cosa. Niente popcorn? Sono serio. D'accordo, hai la mia attenzione. Hai craccato il dischetto. Indovinato. Sì, a posto. Pronto, dottor Gusev? Portalo dentro. Soggetto 18 è stato infestato con la culla. E ora è in prossimità del soggetto di controllo. La trasmissione avrà luogo a momenti. È un'arma biologica. Questo lo sapevamo. C'è dell'altro. È più veloce. Più veloce, sì. E più aggressivo, come richiesto. Ottimo. Quella non è la tua amica, Arrow. Ce l'hai fatta? Così sembra. Spegni tutto. C'è ancora qualche... Ho detto spegni! Aiutami! Prendilo da quella parte. Ti trovo bene. Non deve essere semplice riprenderti da quegli allucinogeni. O scoprire che la tua amica è una vera stronza. Almeno non hai visto il crollo della scorsa notte. Dritto, dritto in acqua. Non so tu, ma io penso che inizierò a dormire all'aperto. Mettiamolo qui sopra. Venite. Non voglio disturbare Marshall. Pazzesco. Beh? Ancora questo? È alla fine del video. Ascolta. Ok. Ascolta. Ho isolato l'audio di Gusev. Questo momento in sottofondo. Ora. Siamo ancora in attesa di B24, un bonifico da fucina. B24, un bonifico da fucina. Chi cazzo è fucina? Non ne ho idea. Non chi. Cosa? Fucina è Casinò Luttazzi. Solo i Luttazzi e i loro soci usano quel nome in codice. Adler sospettava che una fazione di Avalon fosse legata a Pantheon. Ora lo sappiamo. Niente male. E B24? Ho avuto a che fare con i Luttazzi. Lavoro sporco ma redditizio. Ho un contatto che può aiutarci a far luce su questo dettaglio. Woods aiuta Felix a unire i puntini. Sev, anche tu. Ci serve un piano. Marshall! Possiamo parlare? Ti vedo pensieroso. Dammi una mano. Eri così legato ad Arrow? Lavoriamo o parliamo?
Scusa se te lo dico, ma è chiaro che la stai prendendo male. Tu non lo faresti? Sì. Suppongo di sì. E l'ho fatto. Non farlo. Cosa? Fingere di sapere cosa provo. Hai diritto di soffrire, Marshall. Ma io so cos'è il tradimento. Davvero? La persona di cui mi fidavo di più è una stronza totale. A te è mai successo? Non stiamo facendo a gara. Adesso non farmi la paternale. Sto provando a dirti quello che ti serve sentire, non quello che vuoi. E secondo te questo dovrebbe aiutarmi? Una volta ero come te. Facevo ciò che mi dicevano, senza mai farmi alcuna domanda. Che ci ho guadagnato? Una brutta fama. Perdita. L'unica persona autentica nella mia vita. L'unica persona che mi capiva, per davvero. Persa. Per sempre. Ho premuto io il grilletto. Sev, io... Le regole sono cambiate. Ma non il gioco. Accetta la sconfitta o fatti valere. Case, inizio a credere che sei invincibile. Non possiamo parlarne. Beh, ci sei o no? Se Livingstone è un coglione in piena regola, puoi giurarci, cazzo. Ma Arrow? Quella è proprio fuori. Non li metterei nemmeno nella stessa categoria. Se penso fosse Arrow? Non so. Probabile. Pantheon nuota nell'oro. Forse si è venduta a caro prezzo in cambio di me, Mason e Hudson. Raul Menendez sguazza nei soldi della droga. Non mi stupirebbe affatto. Sì, ha chiamato. Ha detto che stasera non torna per cena. Sta ancora cercando Gusiev in Iraq. Finora con scarsi risultati. Però mollare non è da Adler. Quindi vedremo. Ah, è maturato molto nelle ultime settimane. Adesso se la passa di merda. Ma tornerà in carreggiata. È un vero duro. Ho fiducia in quel figlio di buona donna. Bisogna tenere duro. Nessuno crede che tu sia contagioso. Però, fatti un po' più in là, se non ti spiace. Un muro rotto. Ci mancava solo questa, vero? Che giornatina, Case? Nessuno può farti soffrire come la persona di cui ti fidi di più. Capisco bene, Marshall. Anni fa ho avuto una relazione. Si chiamava Pascal. Un altro membro della Gilda. Era una persona speciale. Il primo che sembrava avermi compresa sul serio. Diceva che in fondo non ero un'assassina. Che ero troppo testarda. E io gli ho creduto. Così ho detto ai capi della Gilda che volevo cambiare vita. Hanno risposto confidandomi che Pascal era l'agente di una famiglia rivale.
Si era infiltrato per creare discordia, strapparci i segreti. Avevano le prove. Così mi hanno chiesto di organizzare il suo omicidio. Mai fatto niente di più difficile. Sì. Però forse non ti stupirà, Case, sapere com'è andata a finire. Era tutta una montatura. Era innocente. Ho mollato la Gilda giurando a me stessa che li avrei ammazzati tutti. Su una cosa Pascal aveva ragione. Sono tanto testarda. Ma su un'altra si sbagliava. Sono un'assassina. Fino in fondo. Grazie per avermi ascoltata. Abbiamo scoperto che B24 è il codice di una cassetta di sicurezza nell'archivio del casinò Luttazzi. In quanto al bonifico menzionato nel dischetto, è chiaro che Pantheon finanzia le sue ricerche riciclando denaro al casinò. Il contenuto della cassetta ci porterà dritti a Gusev. Speriamo. Ci toccherà aprire il loro cavù, ma non lo faremo per i soldi. Solo dall'interno del cavo si può bypassare la sicurezza dell'archivio. E mentre quelli del Luttazzi saranno distratti dal finto colpo, Case sguscerà nell'archivio e troverà la cassetta. Sarà un'impresa anche solo avvicinarsi lì. Non lo sarà se le guardie del casinò scorteranno Case direttamente nell'area dell'archivio. Dove di solito interrogano le persone sospette. Quindi Case dovrà farsi catturare apposta. Esatto. È un grande rischio. E per farcela dovremo agire tutti e cinque. Cominciando da me al tavolo Highroller. Una vincita lì metterà in moto il piano. Saremo pronti. Ne sono certo. Scopriamo cos'è che Pantheon nasconde in quel casinò.
sì. Sto aspettando Case. Tu? Tutto pronto. Salve, benvenuto al casinò Luttazzi. Fish, grazie. Oggi mi sento baciato dalla fortuna. Subito, signore. È in possesso di armi da fuoco da dichiarare? Già. Meglio non avere perdenti che girano armati. Grazie, si diverta. Questo posto è pazzesco. Mazza, cammina fino al cartello di fronte alle auto in mostra, sulla destra del bar. Sto arrivando. Ho brutti ricordi legati a questo posto. Il banco vince sempre, Selva. Non ero qui per puntare, era per la Gilda. Lavoro sporco. Oggi il casino Luttazzi è campo neutro. Le altre fazioni di Avalon lo rispettano. Cosa che hai scritto tu? E dove sarà cosa di me? Sotto la piazza principale. Scaveranno dal mese prossimo. Cosa c'è là sotto? Un palazzo tipo? L'uscita di un anfiteatro. È tra i migliori che abbia mai assaggiato. Vuoi conoscere il mio segreto? Ci sei, Marshall? Serata grandiosa. Ci scommetto. Questa sera è meglio chiudere. Che hai. Cosa? Perché? Hai ferito il suo ego? Salve, signore. Ha tutta l'aria di sapere apprezzare il lusso e l'eleganza. E un vantaggio. In bocca al lupo. È ora di darsi al poker, Marshall. Devi vincere quel pass per l'Highroller. È l'unico modo per accedere al lounge. Poi all'Highroller Lounge troveremo quello che ci serve. Allora, come sta tua moglie? Non provarci. Ho sbagliato tavolo. Si accomodi. Se non vi spiace. Capita a tutti di perdere, signor... Marshall. Signor Marshall. Benvenuto, signore. Qui giochiamo a Poker Hold'em. E in palio c'è un pass per l'Highroller. Non vedo l'ora. Tutto pronto, Case. Sai cosa fare. Manometti le tre centraline per darmi una visuale completa. Parla pure. Rapporto. Non lo vedo. Fatti vedere.
fuori pericolo. Torna a occuparti delle centraline. Visuale. Riesco a vedere il piano principale. Che sciccheria. Ne restano due. Della sicurezza. Questi qui fanno sul serio. Ancora una. Ecco il cavo e l'armeria. Vedo parecchia potenza di fuoco su quelle pareti. Con le telecamere siamo a posto. Ora puoi entrare e consegnarti a loro, Case. Ti porteranno sul retro del casinò, così ti avvicinerai all'archivio. Ecco, ci sono delle guardie fuori dalla porta. Niente di più semplice. Bene, cosa abbiamo? Sembra proprio un topo di fogna. Parliamo in privato. Perfetto. Case è dentro. Marshall, è il tuo momento. Sbanca quel tavolo e avrai accesso all'High Roller Lounge. Il mio nuovo amico è molto generoso. Mi regala tutte le sue fish. Dalle mie parti i bambini imparano a vincere con stile e umiltà. Purtroppo non è più in Kansas, piccola Dorothy. Questo è un gioco da adulti e non da scolaretti. Quel pass sarà mio. Ho una telecamera dietro quello sfigato. Ora puoi far saltare il banco. Siamo qui per parlare o per giocare? Punta. Vede. Il nostro impavido americano non sa cosa sia il rispetto, eh? Punta. Non vedo le sue carte. Smuovi un po' le acque. Il mio avversario non è solo temerario, ma probabilmente anche pazzo. Ha un 9 e un 10 di fiori. Un cazzo di niente. Rilancia. Rilancia? Ma che spavalderia. Vede. Devo mostrare pietà, ma chérie? Sta bleffando. Non ha ancora un cazzo. Il signor Badeau fa check. Rilancia. Il signor Marshall punta. Ormai lo tieni per le palle. Vede. E ora l'ultima carta. La sua unica speranza è... Merda. Il bastardo ha una scala. All in. Sev, tocca a te. Marshall, se hai qualcosa di buono nella manica, usalo. E il suo drink, signore? Suppongo che ora... Sono mortificata. Lasci che l'aiuti. Che stai facendo? Mi spiace tanto. Stai peggiorando le cose. Vattene via, eh? Che peccato. Facciamo una pausa? No, no. Io... Va, via. Giochiamo ancora. All in. Signori, scopriamo le carte. Full. Cosa? 7 e Jack. Vince il signor Marshall. Non ci credo.
partita. Mi dirigo all'Airoller Lounge. Woods, vedi il direttore di sala? Eccolo là, ha un tesserino che gli pende dal culo. Quello che ci serve. Vado avanti e creo un diversivo. Poi prendo il tesserino e lo passo a Felix. Felix, sei in posizione? Certo. Chiedo scusa, ma le serve... Uno di questi? Complimenti. Può passare. È dentro. Passare. Marshall, vai a destra. Puoi mettere il disturbatore sulla slot più vicina alla porta doppia. Felix, tieniti pronto. Queste vincite. Signore, no. Signore, la prego. Vi ringraziamo per la collaborazione. Per favore, la slot ha avuto un guasto. Non può. Torni qui. Finalmente, te la sei presa comoda. Quale sarebbe il problema? Secondo te? Beh, sì. È la tua occasione. Prendi il tesserino. Il problema non sono le macchine. Dovrò resettare il... Allora, fallo. Ehi, senti, alla signora serve un secchiello per le vincite. Mi scusi, signore. Meglio ancora uno di quei sacchi di tela che si usano per le rapine in banca. Cerchi di capire. C'è stato un problema tecnico, stiamo cercando, Felix, di risolverlo. Ora torna là dentro e resetta quelle slot machine. Mi chiedo chi me lo faccia fare. Non so cosa mi aspettassi di preciso dall'Airoller. Vado verso la sala dei server. Dopo aver resettato le slot, passerò alla fase successiva. Non ho fatto niente, lo giuro. Ti avevo detto di non farti più rivedere qui in giro. Devi credermi, non bestie. C'entro niente. Ehi, ci vuole ancora molto. Vogliamo queste slot in funzione. Felix, devi resettare quel server. Problema risolto, grazie. Ora riprogrammiamo il tessetto. Dopodiché avremo accesso all'armeria e all'ascensore. Usa il tastierino, Felix. Zona ad alta sicurezza. Resta nei punti ciechi. Scommetto che il codice precedente funziona anche qui. Va tutto bene. Ho sentito. Visto qualcosa? Là dentro c'è un condotto. Controlla. Che potresti usare. Grande, lo sapevo che potevi farcela. Per favore.
computer che cerco è in questa stanza. Posso usarlo per riprogrammare il tesserino. Il nuovo tesserino aprirà l'armeria e l'ascensore. Vediamoci dove concordate. Arrivo subito. È scattato l'allarme. Per fortuna dormono tutti. Ottimo lavoro, Felix. Porta il tesserino a Seth. Siamo a buon punto per dare inizio al colpo. Appena avremo quel diversivo, Case potrà fare la sua mossa. Fatti gli affari tuoi, mamma. Sono tornato al piano del casino. Mi sembra il momento giusto per un drink. Sarebbe perfetto. Allora fila dritta al bar. Un amaro, grazie. Con ghiaccio. Subito, signore. Ecco a lei. Prego. Danke. 3 secondi e sono lì. Ho il tesserino. Ora scendo di sotto. Ehi! Ecco. Sto facendo una pausa. Con quel tesserino puoi accedere al piano ad alta sicurezza sotto di noi. E laggiù può entrare solo la cerchia ristretta dei Luttazzi. È dentro. Seth, vai all'ascensore al piano di sotto. Mandalo su per me e Felix. Subito. Senti, sono qui. Rapporto? Area in sicurezza. Capito. Thank you.
per forza vicino. Continuate a cercare. State allerta. Capito? Equipaggiati, così da essere pronti a colpire il cavo. Ci vediamo lì. Armeria. Che bella collezione. Prendi quello che vuoi. Ora si ragiona. Oh, che bellezza. Carica quelle armi. Semplice, leggera. Ancora una. Mi piace. Tutto pronto, in partenza. Ricevuto, allora a presto. Ehi, Damerino, qui abbiamo un grosso problema. Me ne rendo conto. Sev, porta il carrello. Sev, porta il carrello. Non facciamo aspettare Case. Sev, C4.
Sevati, ci serve il C4. Ci siamo. Accensione. Occhio, non avremo molto tempo prima che la sicurezza arrivi qui da noi. E adesso il gran finale. Sev. È andata. Senza intoppi. Potresti individuare il pannello? Grazie mille. Sta arrivando compagnia. Va fuori e procurati un'arma, Sev. Giusto in tempo. Fuoco! Lato destro, dalle scale. Mi serve più tempo. Dai, forza. Serve di qua. Veniamo occupati con gli stronzi. Serve, vieni qui. Mandiamo gli uni. Vediamo il punto. Indietro! Niente, eh? Ci hai fatto perdere abbastanza tempo. Francesco, finiamo qua e spostiamoci di sotto. Di nuovo. Sali a dare una mano. Qui mi arrangio da solo. Non è che tu ne sai qualcosa. E pensare che volevamo andarci leggeri con te. Oh no, il canale sarebbe troppo poco per te. Per te la situazione si farà molto spiacevole. Ora prendi un po' di roba e raggiungi l'archivio. Che sta succedendo al Gabù? Adesso! Sicurezza dell'archivio!
disattivata. Niente male. Qualunque cosa nasconda Pantheon è nella cassetta B24. Avanti così, fino in fondo. Loro si arrangiano, Case. Pensa alla cassetta. Sezione D, nell'angolo in fondo. Case al lavoro. Che ci aspetta. Ottimo lavoro, Case. Adesso siamo tutti in debito con te. Seguitemi. Forte presenza di Nika al piano principale. Ci sono anche dei civili là in mezzo. Fa attenzione.
Barca in vista! Ultimo sforzo! Barca in vista! Ultimo sforzo! Altri di Pantheon! Abbiamo passato a setaccio tutto il materiale presente nella cassetta. Come immaginavamo, i Luttazzi hanno fornito liquidità a Pantheon con il casinò, tenendosi una percentuale. Abbiamo ciò che ci serve. Registri di bonifici a un laboratorio nel sud dell'Iraq, diretti a Matvei e Gusev. Avviseremo Adler, così potrei indagare. Non c'è tempo. Ma se catturiamo l'esperto di armi biologiche di Pantheon, faremo cadere il castello di carte.